Buonasera, ben trovati agli amici di Trentesimo Minuto. L'approfondimento del lunedì non è stata sicuramente un fine settimana esaltante per i colori viola. Perdono tutti praticamente, dalla prima squadra alla primavera e anche le donne, per cui un unplay incredibile per quanto riguarda la Fiorentina. Come sapete il mercato è chiuso dalle 20 di questa sera. Chiesa è passato dalla Fiorentina alla Juventus e la Fiorentina si è rinforzata, diciamo così, con Caglegon. Barreca è quarta per quanto riguarda appunto la linea difensiva. Di questo e molto altro ne parleremo tra pochissimo, il tempo di sistemare naturalmente le ultime cose e poi partiamo. State con noi. Kia presenta nuova Xceed, il crossover sportivo dal design accattivante, senza compromessi e con una tecnologia all'avanguardia. È la nuova Kia Xceed. È già uscita. Nuova Kia Xceed. Datti una mossa. Solo a febbraio, tua con vantaggi fino a 4.500 euro. Kia, the power to surprise. Eccoci qua, buonasera, bentrovati. Naturalmente l'aria che si respira qua dentro è sempre sorridente, perché parlando di calcio naturalmente c'è sempre il sorriso sulle labbra, anche se obiettivamente non è sicuramente una settimana interessante quella della Fiorentina, perché dopo la sconfitta di venerdì, insomma, anche se sono aggiunte anche le sconfitte della primavera e delle ragazze. Allora, presentiamo subito lo studio, intanto poi ho da dire un paio di cose. Allora, buonasera all'avvocato Magli. Buonasera. Buonasera al super tifoso Leonardo Vonci. Buonasera a tutti. Dall'altra parte è un periodo che sta avendo grandi consensi, perché Petri è stato offeso fino all'altro giorno. Da venerdì in poi, diciamo, sta avendo grandi consensi. Leonardo Petri. Buonasera, piano piano arrivano tutti, capito? Sì. Io sono salgono sempre, li vedo passare tutti. Perfetto. Piano piano. Il grande procuratore Giulio Meozzi. Ciao, buonasera, Giulio. Buonasera. Per i messaggi e quant'altro, Simone Cerino. Buonasera a tutti, ricordo il numero per intervenire in diretta con i vostri SMS e WhatsApp, il 342-1971-871. Allora, io mi collego subito con Saverio Pestuggia, direttore di Viola News. Direttore, buonasera intanto. Ciao Simon, ciao a tutti. Buonasera. Allora, con te vorrei fare un punto sulla giornata di oggi, così perlomeno apriamo poi anche la discussione per tutta la sera. Prego. Allora, se vuoi un punto cronologico, diciamo che la mattinata si è aperta con il sì di Martinez quarta. Devo dire che, non per incensare la mia reazione, siamo stati sicuramente molto fermi nel scrivere che il giocatore sarebbe arrivato. Martinez quarta è un centrale di destra della difesa 4 del River Plate, questo lo dico perché è un giocatore che non ha mai giocato in patria a 3, e Petri, che un po' si intende di calcio, poco, ma un po' leggermente si intende, poco perché un po' gli ho insegnato io, e sa benissimo, sì, non negare Leonardo. No, è vero. Ecco, va bene. Detto questo, c'è una bella differenza, poi viene da un campionato diverso, eccetera, eccetera. Poi è arrivato Barreca, e questo può essere, diciamo, preso come sostituto, come rimpiazzo di Biraghi, mi può stare bene, un giocatore che prometteva molto nel Torino, poi si è perso andando al Monaco, l'anno scorso ha fatto poco punto, ma insomma è un giocatore che
può dare mano come alternativa a Biraghi. E questo poi è arrivata l'ufficializzazione di Chiesa, e questa mai a poche ore, a 8 ore neanche dalla fine del mercato, è arrivata la cessione di Chiesa che era nell'aria. Dico io, finalmente basta, se ne poteva più, perché Chiesa rimane, Chiesa va via, Chiesa c'è il broncio, Chiesa c'ha il muso, no? Se vuole, chi vuole sta qua deve essere contento. Non è stato contento di giocare a Firenze nella Fiorentina Milik, che ha rifiutato qualsiasi cosa, e la Fiorentina c'è andata veramente pesante, ha offerto tanta roba, 4 milioni di ingaggio più bonus e un bel contratto anche al Napoli, quindi la Fiorentina in questo caso devo dire ha fatto il possibile. Milik ha preferito stare in panchina, anzi in tribuna, vabbè, ce ne faremo una ragione. Poi è arrivato il Sidi Callejón, buon giocatore, per amor di Dio, 33 anni, 7 anni spesi a Napoli, ha giocato, a parte gli ultimi 2 anni, quasi sempre andato in doppia cifra, è vero, in una squadra in cui si giocava anche bene a calcio, e non nella Fiorentina che gioca poco a calcio e nel quale io, Leonardo, non so se sei d'accordo, non so cosa ci possa fare Callejón nel 3-5-2, boh, se non... se non correre per 20 minuti e poi avere la lingua penzolone e non raccattare più palla, non lo so, però boh, spero che verrà cambiato il modo di giocare. Dopodiché, che cosa abbiamo da registrare? Abbiamo da registrare continui tentativi per andare su un attaccante. I procuratori di Piontek hanno cercato fino in fondo di piazzarlo alla Fiorentina, questo non è avvenuto. Vlahovic si è impuntato e non è voluto andare. Ma questo già dalla serata di ieri, da nessuna parte, detto, me ne sto qui, quindi sta qui Bravo, ci sta qui Cutrone. Lo scambio dell'ultima ora con Gervini a Firenze e Saponara a Parma non è andato oltre, altrimenti avremmo aperto un nosocomio di anziani predatori che forse non fa il bene del futuro della Fiorentina, sicuramente forse. Questo poi è il riassunto della giornata. Devo dire, sto scrivendo un commento per Viola News, vi dico il titolo: mercato della Fiorentina, punto interrogativo, sono deluso. Sono deluso per tante cose, perché la Fiorentina non doveva ridursi agli ultimi giorni per cercare quello che manca. Il regista mancava, non è arrivato. Una punta in grado di segnare tante reti non è arrivata, e ci siamo, la dirigenza si è fossilizzata per Piontek, che poi non hanno voluto prendere, anche perché poi nessuno andava via, non potevi giocare con quattro centravanti, dei quali pochi tutti segnano poco. E forse il peccato originale della Fiorentina è non avere alle spalle di Pradè e Barone un forte comparto di scouting, ovvero non ha scouting la Fiorentina, per cui se andiamo ad analizzare, e poi vi lascio la parola, chiudo se volete interpellarmi volentieri, ma andiamo ad analizzare Martinez Quarta, l'unico giocatore importante preso oltre a 3 svincolati. Ragazzi, si fa il mercato con gli svincolati come faceva l'ultimo Galliani, che ha portato ad affossare in Milan. Spero che l'ultimo Milan di Galliani e Berlusconi faceva questo tipo di mercato, avendo però vinto alle spalle tanto. La Fiorentina non ha vinto niente e sta acquistando tutti i giocatori abbastanza cottarielli. Vabbè, che Dio ce la mandi buona e con poco vento, perché un po' di vento c'è sempre. Va bene. Direttore, ti ringrazio, è sempre un piacere averti con noi. Naturalmente ti ringraziamo anche perché in streaming su Viola News si può seguire il 30° minuto, questo lo dico per coloro che ci seguono da fuori Toscana. Grazie direttore, un abbraccio, buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Saverio. Fernando, fai bravo. Ciao. Non ce la fa stasera. Allora, prima di iniziare la nostra discussione, io, come sapete, lascio sempre molto spazio agli ospiti, dico sempre poco, nel senso riesco a dare la parola agli altri, ma questa volta invece voglio dire soltanto una cosa. Quando ho visto... L'editoriale. No, assolutamente. Quando ho visto la
fascia di capitano a un giocatore che dopo 48 ore avrebbe vestito un'altra maglia, e quella maglia è quella della Juventus, con tutto il rispetto alla squadra che a Firenze non è simpatica. Obiettivamente mi ha stretto un po' il cuore, anche perché la passionalità, e una città come Firenze non merita che i propri dirigenti, io vorrei capire Beppe Iachini, che ha giocato a Firenze una vita e sa la rivalità che c'è con la Juventus, dico Giancarlo Antognoni, che è un amico, che anche lui conosce la rivalità perché è stato chiamato più volte ad andare a giocare alla Juventus e lui ha sempre rifiutato. Lo stesso Dario Dainelli, che ha militato nella Fiorentina, che nessuno gli è venuto in mente a questi signori di dirne: ragazzi, non diamogli la fascia di capitano a Chiesa, perché si fa una figura da dilettanti. Ecco, obiettivamente questa storia della fascia di capitano è stata una cosa vergognosa. E io, da tifoso della Fiorentina, ma soprattutto cittadino di Firenze, mi sono vergognato e indignato che un ragazzo di 20 anni, che all'indomani va a giocare con la Juve, sia il capitano della mia squadra. È una cosa da dilettanti. Abbiate pazienza, ma così mi sono levato subito il dente, perché obiettivamente mi sono veramente... Quando l'ho visto non ci credevo, perché io cercavo la fascia, quella che aveva storia praticamente, quella che è stata fatta, non la vedevo, ho detto probabilmente con le rifiniture bianche che c'ha, non avevo capito qual è. Quando ho visto poi con le note il capitano nella chiesa, ho detto no, abbiamo perso la testa. Questa è la mia sensazione. Il tifoso Vonci invece cosa ne pensa? E meno male, e meno male sono intervenuti i ragazzi della Fiesole a non fargliela mettere quella fascia, perché quella fascia rappresenta David incastonato nei quattro colori, è come se fosse avvolto dall'amore di Firenze. Quella fascia ha un valore morale incredibile. Io onestamente, anch'io bravo, perché hai fatto benissimo, e invito i giornalisti sportivi, siccome i giornalisti hanno le loro dinamiche e avete le vostre cheche, come si dice noi a Firenze, tra voi, per favore, nelle dinamiche nostre del tifo non c'entrate, perché rischiate di fare figurucce. Perché non posso, no, sto guardando te perché sei giornalista, guardo Leonardo, ma no perché ce l'ho con voi, ma perché, però dico, siccome ci sono delle dinamiche che voi non potrete mai capire perché non perché avrete, io non le so, ecco, perché non... io direi una cosa, che è venuto a mancare il grande Ciccio Rialti. Secondo me tra i giornalisti manca una figura che possa veramente far capire quello che prova il tifoso vero della Fiorentina, quello passionale. Però non è una cosa a voi, io dico per i tanti che si sono avventurati, inerpicati in delle cose che non vi compesano, secondo me qualcuno ha fatto veramente una figuruccia. Perfetto, allora io direi di guardare il film della partita in un minuto e poi naturalmente sentiamo il parere anche di Leonardo Petri, che sta bollendo naturalmente. No, cambia il risultato. Cambia il risultato, si pareggia. Sì, cercando di pareggiare. Ecco qua, il film della partita. Eccoci qua, buoni, avvocato buono. Allora, Leonardo Petri, a lei la parola, un minuto e poi dopo c'è tanto spazio. No, ma io anche meno. Ah, c'è un po' da dire, sì. Nel senso, voto 5 perché al mercato? Magnanimo, ottimista. Voto perché 5. Io voglio bene a Rocco, sì. Perché comunque voglio bene a Rocco. Sì. 5. Un mercato del tutto improvvisato. Un mercato fatto non si sa per chi, perché da domattina Iachini è in campo
deve completamente cambiare modulo di gioco, perché c'è un giocatore che hanno preso, può giocare con il modulo di ieri, in particolare Caglione. E poi non lo so, che ti devo dire, quando fai un mercato in cui tu prendi tre svincolati, c'hanno 100 anni in tre, e già lì ti poni dei dubbi. Il centravanti ti serviva, non lo hai preso. Ti serviva un regista, non l'hai preso, poi scopro che Iachini addirittura voleva un centrocampista difensivo in più, perché secondo lui Duncan è troppo offensivo. Io alzo le mani e mi arrendo. A me mi dovete spiegare, mandare messaggi se vuoi, volete, fammelo sapere, sì, perché Gio Barone è il direttore sportivo della Fiorentina. Perché che Pradè di mestiere faccia il capo espiatorio è assodato. Perché quelli di prima l'hanno messo in un angolo per pigliarsi le colpe. Un anno è qui, già questi di ora hanno fatto uguale, quindi il suo lavoro è il capo espiatorio. Nell'organigramma, alla voce capo espiatorio, c'è Daniele. Ma Gio Barone, perché fa il direttore sportivo della Fiorentina? Quali meriti ha questo signore che viene giustamente dall'America, è amico di Rocco, per fare il direttore sportivo della Fiorentina? Una volta capito questo, possiamo passare a parlare di altro. Perché io, i giocatori si possono indovinare o sbagliare, ma io quel che imputo a Rocco, commisso, è che non ha strutturato nulla in società. Siamo all'improvvisazione più assoluta, l'amico dell'amico. E è questo il grosso problema della Fiorentina. Oltretutto lui, consiglio d'amministrazione lo fanno in bagno mentre si fa la barba, e tutte le scelte che ha fatto, parlo di struttura, le ha sbagliate, da quando confermò Montella, poi prese Pradè, poi mandò via Montella in ritardo, poi attenuò Iachini quando quegli altri in società lo volevano mandare via. Ma secondo te, scusami, poi dopo andiamo. Secondo me è offensivo per quegli altri giocatori, per quelle altre squadre di campionato, pensare che non si possa andare in Europa in queste condizioni. Diretta a me. Vabbè, allora ci fermiamo, ci sono suggerimenti e poi ripartiamo da qua. State con noi. Kia presenta nuova Exceed, il crossover sportivo dal design accattivante, senza compromessi e con una tecnologia all'avanguardia. È la nuova Kia Exceed. È già uscita. Nuova Kia Exceed. Datti una mossa. Solo a febbraio, tua con vantaggi fino a 4.500 euro. Kia, the power to surprise. La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e Logli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere. Centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Nel dehors esterno o nella storica sala interna, Caffetteria San Francesco può accogliere tutti i vostri eventi, cene aziendali o private, feste e anche catering per tutte le occasioni.
Indrek SUV 500. Sali a bordo, nello spazio infinito dei 7 posti comodi. Sali ovunque, con la trazione delle 4 ruote motrici. Sali di categoria, con una dotazione che comprende tutto quello che desideri. E anche di più. Ma Indrek SUV 500. 7 posti comodi, super accessoriata, 2 e 4 ruote motrici. Mahindra. Rise. E incubo il trasloco. Basta affidarsi ai migliori professionisti. A chi posso rivolgermi? Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica. E c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello. Ma è fantastico! Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro. Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi. Eccoci qua, ben ritrovati l'avvocato Magli, il super tifoso Leo Vonci, ormai Leonardo Petri, Giulio Meozzi, Simone Cerino per i messaggi, tra poco li leggeremo. Allora, io oggi avevo invitato Giulio perché speravo, e spero tuttora, ho letto le notizie fino a qualche secondo prima di andare in onda, che tu avessi chiuso l'accordo con Smalling alla Roma. Spero che insomma alla fine le carte siano arrivate regolari, anche perché fatte agli ultimi secondi ci sta sempre di poter sbagliare. Io spero per te, soprattutto anche che Smalling... Ecco, io ti chiedo però, tornando alla tua professione, la cessione di Chiesa, 3 più 7, ecco, come, perché molti mi hanno fermato per strada oggi e ho sentito anche... dice, neppure ai noti supermercati si vende, si realizza in questo modo. Ecco, ma obiettivamente la gestione è stata gestita bene, questa dinamica economica da parte della Juventus e della Fiorentina? Per curiosità, anche per fare chiarezza. Ecco, più che è una dinamica, non vedo grosse problematiche. Qui era che sei arrivato un po' lungo, che dovevi venderlo perché poi, se no andavi a cascare nell'ultimo anno di contratto, lui non rinnovava, perdi la metà del valore. La Juventus probabilmente non lo poteva fare quest'anno per il bilancio, l'unica maniera, perché se tu fai una vendita di un prestito con obbligo di riscatto, va nel bilancio dell'anno in corso. Se tu fai una vendita, un prestito con l'opzione che diventa obbligo solo al verificarsi di determinate condizioni, questo sposta all'anno successivo. Poi fra l'altro ho visto che la Juventus ha messo la clausola che anche al non verificarsi di quelle opzioni può riscattare il giocatore, quindi è un obbligo, sotto le righe c'è scritto obbligo, però l'ha fatto in modo che caschi nel bilancio del prossimo anno della Juventus. Per cui voglio dire, cioè, non è che c'è il rischio che Chiesa torni qua, ecco, perché molti... Impossibile. Per cui è una dinamica un po' particolare... Tanto se no la Juventus non lo poteva prendere e andare a gennaio già perdivi abbondantemente 7-10 milioni. Per cui insomma, no, era per far chiarezza, perché insomma era un po' anomala come uscita di suddivisione delle cifre, invece poi allora... È un modo per farla cascare nel bilancio dell'anno successivo. Perfetto. Avvocato, allora Chiesa alla fine se n'è andato. Con molto piacere, perché insomma uno che gioca contro voglia per 2 anni, credo che alla fine sia anche giusto che lasci, però va nella squadra che lui praticamente adora, perché solo la Juve voleva. Lei che idea si è fatto, avvocato Magli? Sì, qui, ma l'idea che ho io è questa, che questa squadra doveva vincere lo stesso con la Sampdoria, a prescindere da tutto, perché la Sampdoria, si è visto venerdì, era una squadra roba da manicomio, non solo, ma gli ultimi 20 minuti Ranieri ha fatto 3 cambi, ha levato 2 meglio, ed era ancora più da manicomio, cioè scappate di casa. Avvocato, mi conta. Allora, via. Se così è, quella squadra lì, insieme all'allenatore, non può mai perdere con la Sampdoria. È inutile si faccia questi discorsi sulle campagne acquisti, non acquisti, il che si fa, il che non si fa, Chiesa o la fascia di capitano. Io credo deve essere rinnovato, quando l'ho visto in campo. Guarda, Chiesa ha rinnovato, l'ha fatto fare il capitano. Cioè, roba da matti. Ma Iachini gli ha messo la fascia a lui. Cioè,
Io Beppe, ma nessuno che gli ha detto nulla. Io Beppe non capisco, non capisco. Ambarabat che gioca con le funi attaccate alla porta nostra, perché queste funi hanno una gittata di circa 40 metri e più là di quello può andare. Cioè, Ambarabat è diventato un giocatore incredibile. Siamo riusciti a sacrificare anche lui. Castroviglio non è più lui. Tuttavia sta di fatto che noi con la Sampdoria in quelle condizioni non si doveva mai perdere. Perché ora la prossima andiamo a Spezia e se a Spezia noi non vinciamo, rifacciamo il solito campionato di sempre. Cioè facciamo alla svelta 40 punti e poi si arriva a decimi, noni e ci si rinforza l'anno dopo, si guarderà. E questo sarebbe il quinto anno che noi siamo in queste condizioni. Ecco, Petri, se questa campagna acquisti l'avessero fatta c'era, con Vino e compagnia c'era bella... C'era Lenzoli, le lenzolate. C'era le lenzolate. Da parte di lui? No, da parte di lui, da parte in generale, di chi fa lenzoli. Perché sicuramente questa è una campagna acquisti improponibile per una società che ci aveva detto essere ambiziosa. Io ho qualcosa da eccepire anche sulle modalità della gestione di Chiesa, perché per fare una roba così da calarsi le brache di fronte a Chiesa e alla Juve si poteva fare due mesi fa, c'era bisogno di arrivare a 4 ore dalla fine del mercato. E io ripeto, e questa roba dimostra che la Fiorentina non è ambiziosa, che non ha nessun potere nei confronti né dei giocatori più bravi che ha né delle altre squadre, perché questa roba succede anche da altre parti, perché non credo che i migliori giocatori delle altre squadre non siano corteggiati. De Paul è all'Udinese e non credo che stappi lo champagne tutte le sere perché resta all'Udinese, però c'è una real offerta e resta all'Udinese. Dzeko voleva andare alla Juve, ma c'ho nella Roma. Milinkovic Savic, da quant'è che lo tito e non lo vende perché non c'è l'offerta giusta? Milik è fuori rosa. Ragazzi, il problema è bisogna pigliare una strada. Chiesa poteva essere l'esempio, perché io ve lo firmo ora. Il prossimo anno, e la vicenda la riguarda Castrovilli o Milenkovic, è scritto, è matematico. O Amrabat se fa un gran campionato. Milenkovic è sicuro. Perché l'andazzo è quello. Cioè purtroppo. Praticamente tu dici l'andazzo che la Fiorentina mi costruisce spiegate, giocatori e poi li vende. Voglio sapere, no, alla luce di questo mercato, cosa è cambiato calcisticamente, perché poi lo so anch'io che Rocco fa il centro sportivo, può fare lo stadio. Certo, non c'è dubbio, lì è tutto diverso, ci ha liberato dall'invasore. Ma calcisticamente siamo di nuovo una delle squadre che esiste solo perché la FIGC vuole che si faccia il campionato a 20 squadre. C'è altro motivo per cui la Fiorentina sia in Serie A ad oggi. Cioè, andiamo avanti. La cosa obiettivamente che secondo me rammarica i tifosi è che la Fiorentina è diventata il serbatoio della Juventus, perché in giro di 4 anni praticamente oltretutto c'è anche questo aspetto Chiesa... qui, ma non solo, ma una vita, ma perché Felipe Melo andò a tempi, poi l'operazione Felipe Melo fece male, però è uguale, siamo sempre cresce uno e lo dai via. No, ma infatti stavo dicendo, se tu non riesci a tenere neppure i giocatori che crescono con te è un problema. Questo secondo me. Ma se questo non rinnova, va in tribuna, secondo il presidente del mio amico. Va in tribuna. Cioè 2 anni di seguito va in tribuna con un danno alla società. Sarà un problema di incredibile. Danno alla società è un mercato guadagno, va bene? Certamente. Non siamo noi quelli che non ci sa bisogno di nulla. Sì, siamo ricchi, siamo forti. Codesto è un'altra storia, ma all'interno di una campagna qui. Ma io devo fare. Ma la Juve vuole Chiesa. Se non lo può comprare, non compra Chiesa. Piglia un altro in prestito. Perché io devo far contenta la Juve e il bambino? Ma l'errore su Chiesa è stato fatto l'anno scorso, ma che certo, era trattato venduto per l'amor da Dio. Quello di Lecce. Ma io ad oggi non ho l'obbligo di far felice la Juve e il bambino. E lo so che è un non tal'obbligo. È obbligatorio. E lo so che è un tal'obbligo. Ma cioè, se questo c'è non sempre rinnova, un'alternativa, ragazzi, capito? Questa è una cosa... C'è sempre un'alternativa. No. Gli altri trovano l'alternativa. Io non sono d'accordo. Mi dispiace, Giulio, ma... secondo te? Non è facile. Cioè, credo abbiano ragione tutte e due. Cioè, da un lato... può aver ragione il Petri, perché una società ambiziosa e che vuol crescere, i giovani li deve tenere. Ma poi il tuo migliore. Sicuramente. Anche e infatti in questo, sul mercato, certamente Caglione non è giovane, però quarta può essere con l'ottica di costruire qualche cosa piano piano.
E dall'altra parte ha ragione l'avvocato, perché cioè, non è che puoi perdere un patrimonio della società. Questo, se tu non sei riuscito a fargli fare il rinnovo, io, che so, appunto, l'anno scorso era stato venduto, poi è arrivato la nuova proprietà e ha fatto di tutto per far saltare, ma anzi diciamo che ha convinto la Juventus a lasciargli, quindi secondo me era già venduta la Juventus, perché c'era un accordo dall'anno scorso. Perfetto. Perché era già stato fatto tutto, quindi o tu lo prendi e rinnovi un contratto lungo, allora hai la forza di fare il mercato col ragazzo aspettando l'offerta giusta. Se no, a questo punto lo devi vendere per forza, perché se no ti si svaluta in mano. Simone Cerino, messaggi da casa. Sì, moltissimi stasera i messaggi, andiamo subito a leggerli. Ora si continuerà a dire squadra giovane, povera Viola, obiettivo salvezza. Saluti Massimo da Firenze. Una domanda, ma se Chiesa si rompe e non rigioca, chi lo paga? Ma non è che Calleon porta anche Sarri in valigia? Giuseppe. Mercato da 4, mi auguro vivamente che il romano e la sua pletora sia sollevata al più presto. Mercato degno del miglior Corvino, Cristiano da Prato. Squadra apparecchiata per Sarri, mercato da 2, Petri salvaci, Marco da Firenze. Petri salvaci, fai... Posso dire una cosa? Però è impossibile. No, perché bisogna sempre cercare di essere un po' realisti, no? Certo. Allora, se la cosa importante che deve fare ora Commisso è... E la parte tecnica, sì, è soprattutto parlare con Beppe Iachini e arrivare a un dialogo e poter cambiare il modulo della Fiorentina, perché non possiamo più continuare con i 3-5-2, ma bisognerà cambiare per forza. Certo. Io ti leggo, secondo me, a me piace più Terracciano di Dragoschi, questa è un'opinione mia. Non hai senti in paradiso Terracciano, nella vita. Però è forte, Terracciano io mi sento molto più sicuro, anche perché l'errore l'altra sera di Godi Quagliarella, per me era buono, un portiere di Serie A non lo deve mai fare. Più che altro l'errore con l'Inter, Terracciano. Vabbè, comunque. Sì, comunque andiamo avanti. Dietro c'hai Milenkovic a destra, no? Quarta, Pezzella e Biraghi, quindi la difesa mi sembra un'ottima difesa. Pulgar e Duncan come playmaker, nel mezzali Amrabat, Castrovilli e Bonaventura, e davanti Calleon e Ribéry, e con Calleon e Ribéry e segna anch'io. E questi, uno di questi ragazzi... Chi li fa i gol, scusa, in tutto questo ambarazzo, chi li fa? Li fa Calleon, li fa Ribéry e li fa Cutrone, perché secondo me Cutrone dei tre davanti è l'unico... Se si gioca, si va in B. Si va in B? Per me si va in B. Vabbè. Io non la vedo sì, una formazione. Io non la vedo una formazione per lottare per la retrocessione, questa qua. Ma se la squadra. Non c'è nessuno fa gol. Ma come c'è nessuno fa gol? Parla la Harry. Questi hanno 60 anni, Ribéry e Calleon. Quanti gol fanno? Calleon ha fatto una volta. Ma guarda, Calleon è un professionista con i fiocchi, uno va a letto alle 9:30. Non fa gol. Il grande Milan è ridotto a un uomo di 40 anni, capito? No, fa per dirtelo. Non è che gli altri hanno tanti giocatori fanno gol. Come? Chiesa l'anno scorso mi sembra fosse a 8 fino alla partita del Bologna, ha fatto la tripletta, è data 11, non è che era uno da 20 gol. Per l'amor di Dio. Io credo che la difesa si sia rinforzata parecchio. Guarda, l'unico dubbio che possa avere un minimo è sull'altezza del ragazzo, che non è altissimo, è 1,82 m, però legge molto bene l'azione, è forte nell'anticipo. È un po' la falsa riga di come poteva essere, come si chiamava? L'altro. Gonzalo Rodriguez. Piedi molto buoni, perché nasce centrocampista, quindi sicuramente piedi buoni. E il resto, posso tu hai fatto anche il mercato a gennaio. Posso vedere a Marquinhos? No. Insomma. Magari, tu hai fatto un mercato importante comunque a gennaio, perché a gennaio non ci sono state tante squadre che hanno speso più di 70 milioni. Il modulo, cioè io credo sia questo, che la Fiorentina deve fare un percorso per avvicinarsi piano piano a quello che è stato, che è l'esempio Atalanta, perché tanto oggi tu c'hai sicuramente 8-7 squadre davanti a noi, no? Le due di Roma, le due di Milano, Juventus, Napoli, Atalanta sono davanti al 100%, quindi avere Iachini, avere Di Francesco, Giampaolo, ti potevi divertire più o meno, ma arrivi dall'ottavo all'undicesimo posto. Non cambiava niente, quindi risparmiare i soldi di un anno di Iachini e non mettere altri soldi su un altro allenatore può essere anche una scelta intelligente, però devi piano piano mettere dei giovani interessanti, e quello è un dispiacere aver perso Chiesa, quindi fondamentale tenere Castrovilli, Milenkovic e tutti gli altri da tenere, perché devi piano piano arrivare a uno stile, a un esempio
di calcio come lo sta facendo l'Atalanta, e per questo devi crescere gradualmente, tanto non ce la fai, perché i campioni non ti ci vengono. Lo vedo, Gio Barone alla Sartori, lo vedo. Ma non ti ci vengono adesso i campioni, non puoi prendere un giocatore che ti prende 6 milioni. Gio Barone alla Sartori. L'Atalanta, l'Atalanta ha venduto Traoré oggi. Ha venduto Traoré al Manchester United per 40 milioni. Non solo, l'Atalanta è l'ottavo, era l'ottavo. Ha venduto Kuzulewski alla Juve. Era venduto Kuzulewski alla Juve, la era l'ottavo, era l'ottavo, era l'ottavo, era Kuzulewski, ah no, perché sa, aveva capito o no? Sì. No, no, non aveva capito, perché non era, era Traoré, era l'ottavo, l'ottavo attaccante dell'Atalanta. Sì, secondo me si sono liberati anche di un problema che uscirà fuori, però, vabbè, però sono tantissimo, 2002, 30 milioni più bonus che non giocherà mai nel Manchester. Ho capito, però hanno preso 40 milioni. Sì, sì. Va bene. Era, doveva andare in prestito al Parma, perché io ho parlato al Parma, e poi invece gliel'hanno, l'hanno venduto al Manchester United. Voglio dire, l'ottavo di attaccante. Forse ci siamo capiti. Sì, ecco. Io ho capito tutto, Petri. Allora, e lei puoi arrivare, forse non riconosce i giocatori. A chi fa lo stesso sport. Sì. Ma loro fanno altro sport ad oggi, altro sport. La mia era un'informazione. Non praticano lo stesso sport. Petri, davo un'informazione io. Non è che dicevo altre cose. No, è un po' stanco. No, no, ma cioè, per ora il gap è quello, ha ragione. Però ci vuole tempo, ci vuole tempo. Diamo tempo al tempo, intanto ci sono i suggerimenti commerciali. State con noi. Kia presenta nuova Ixeed, il crossover sportivo dal design accattivante, senza compromessi e con una tecnologia all'avanguardia. È la nuova Kia Ixeed. È già uscita. Nuova Kia Ixeed. Datti una mossa. Solo a febbraio. Tua con vantaggi fino a 4.500 euro. Kia. The power to surprise. Francesco, centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Indrek SUV 500. Sali a bordo, nello spazio infinito dei 7 posti comodi. Sali ovunque, con la trazione delle 4 ruote motrici. Sali di categoria, con una dotazione che comprende tutto quello che desideri. E anche di più. Ma Indrek SUV 500. 7 posti comodi, super accessoriata. 2 e 4 ruote motrici. Mahindra. Rise. Per i tuoi pneumatici, rivolgiti a Devil Gomme 2. Vendita e riparazione di pneumatici delle migliori marche, ai migliori prezzi. Per auto, moto e fuoristrada, sempre disponibili. Con Devil Gomme 2 hai una marcia in più. A Firenze, via Manfredi 30 AB.
Eccoci qua, mentre l'avvocato ha le sue teorie. Allora, non si rende conto l'avvocato che c'ha il microfono acceso, ogni tanto capita, anche lui è anziano e vuoi. Vabbè. Allora, Cerino, ci sono dei messaggi per Petri, leggiamoli così. Sì, leggo 3-4 messaggi. La Longobarda ha fatto un mercato migliore. Il sosia di Lando Buzzanca se n'è andato e non lo rimpiangeremo. Il sosia di Lando Buzzanca. Siamo stati dietro a Torreira per un mese e va a Madrid in prestito gratuito. Dilettante allo sbaraglio, Alberto. O Petri, posi il fiasco, te e Cusuleschi. No, salutoni Violi da Immana. Davvero, giallo, perché grande veramente Immana. Se tu commetti il calcio, Petri... Petri? Cusuleschi è lei mio, commenta, però, parla di calcio e non sa neppure i nomi dei calciatori. Male, Petri? Lo vedo un po', c'è le sue cose oggi. Allora, dai, lasciamo la domanda. Faccio lezioni a modica prezzo, lezioni di calcio a chi volesse. Ecco. No, oggi, perché... oggi la vedo, sembra che ci abbia le sue cose. Ha qualche problema oggi? Sì. Che problema c'è? Vuoi un busto conduttore? Allora, dicevi, Vonci, che Callejón ti piace, ti impressiona. Ma Callejón sì, io ora sono 4-5 anni, per l'età vado in maratona con il mio amico Brazzini, siamo lì con una banda di vecchi tifosi storici. E io Callejón sotto la maratona, a noi ci ha fatto dei sellini incredibili. Cioè, sellini, bella. E onestamente è un giocatore alta qualità, corsa, tecnica, visione di gioco, assist, questo uno fa paura. Insieme a Ribéry e Fogò anch'io, ma ve lo metto per iscritto, questi tre ragazzi troveranno ampio beneficio da questi due grandi campioni. Eccolo lì, Callejón. Perché per me Callejón fa parte, nasce nel Real Madrid, un mio amico, il buon Brunetti, grande tifoso di Napoli, mi ha raccontato di una persona veramente un professionista esemplare e quindi un padre di quattro figli, una persona veramente a modo. Io ci credo, perché bisogna amarla un po' di più la Fiorentina e volergli bene. No, sento tanti, apriamo bocca, lasciano andare. L'altro giorno Rocco, era un grande, ora lei è un cialtrone. Ragazzi, mettete il cervello per piacere in garage e stare un attimino tranquilli, perché abbiamo bisogno di un po' di tranquillità. No, a me mi ha fatto sorridere l'intervista che ho sentito oggi, quando ha detto: ma lei riuscirà a rimpiazzare Chiesa? E lui gli ha risposto: ma io sono Callejón. Ora anche le domande ogni tanto andrebbero formulate con un minimo di attenzione, anche perché questo ha giocato nel Real Madrid, cioè non è che nel Real Madrid giocano proprio tutti. Caro, mi ho tutto a posto, a Roma che dica? Latita la Roma. Strano. Non so, questi perdono a tavolino, portano fogli, fanno dei asini alla Roma. No, davvero, ora a parte le battute, no, però una società come la Roma, quotata in borsa, che c'ha quella che fa la lista in quel modo. Qui non arriva un foglio a FIGC. Obiettivamente, si piglia sempre in giro la Fiorentina, di qua di là, però anche gli altri non mi pare che... No, Napoli un parte del tutto... Tu no, c'è il Covid, non si parte di lì è differente, no. Mi spieghi un po' questa Roma. È la Roma che devo spiegare. Fermo. Ha le sue ragioni a non essere partito. Ma che devo spiegarti? No. Sono due errori gravi. Poi ci sarà chi è responsabile di questi errori, però certamente... di perdere una partita a tavolino, una società importante come la Roma, quotata in borsa e tutto quanto, è una brutta cosa. Oggi quest'altro episodio, c'è stato anche il passaggio del segretario al Verona, quindi non è facile, spero si possa risolvere, ma decide la FIGC. Perfetto. Senti Leo, analizzando un po', ora abbiamo parlato della Fiorentina, però in generale, questo mercato, chi ti ha entusiasmato di più? Il Napoli. Non avevo dubbi. Napoli vince lo scudetto. Un'altra volta. Napoli vince lo scudetto. Perfetto. Questo per quale motivo? La tua... Perché la squadra più forte del campionato. Basta perdere le partite a tavolino 3-0. È una perda a tavolino. Bene, la partita. Se ne ragiona. No, perdi la partita è un punto. È un punto, se ne ragiona. Ve ne accorgerete. Va bene, spiegami il Napoli per quale motivo. Il Napoli è la squadra più forte del campionato, per come la vedo io. Certo. Si è rafforzata in tutti i settori. Mi pare abbia tenuto Koulibaly, no? Sì. Ha preso Bakayoko, che era un Gattuso al Milan. Sì. Ha preso davanti un ragazzo che è un fenomeno di calcio. Sì. Fenomeno di calcio. Perfetto. Quindi in attacco ha mille possibilità, centrocampo ha mille possibilità. Di che si ragiona? No, ti ho fatto un'altra domanda. Perché tu dici il Napoli a Torino aveva paura. Il Napoli si va a Torino, la Juve, ora c'è 3 gol di differenza fra la Juve e il Napoli. Cioè vince il Napoli? Perfetto. No,
Cazzo, ma io glielo domando a lei perché quanti lei... conti di differenza ci sono? Tre. Avvocato, lei segni la tre conti di differenza. Tre. Ora, allora Napoli lui non è più per la Juventus, ma per il Napoli. Io mi auguro che il Napoli del mio presidente vinca il campionato. Che non ha che ha fatto lo stadio nuovo, che ha fatto lo stadio nuovo, Petri? Certo, perché io voglio premiare chi lavora sulle infrastrutture. E il Napoli, grazie al nuovo San Paolo modernissimo, alla cittadella partenopea e a grandi introiti che hanno fatto aumentare il fatturato del Napoli, è giusto che sia premiato, come no. Esempio anche per la Fiorentina, che così quando farà lo stadio otterrà quei risultati lì. No! Sei allucinante veramente. Detto questo, oltre al Napoli, naturalmente la lotta, no, i primi quattro punti sono Napoli, Atalanta, Juve e Inter. Su questo non c'è. Ma l'Inter l'ho visto un po' male. Io penso questo sull'Inter. Conte, da quando allena, sì. Il primo anno meraviglioso, dai secondo comincia a fare disastro. Perché trita talmente tanto quindi... i maroni ai giocatori che non lo possono più. Poi lui era abituato alle strisce diritte, no? Invece hanno fatto le strisce mosse, le strisce orizzontali, non ci capisce più nulla con quelle strisce. Le andava in confusione, poi gli va a pelli sugli occhi e lì si fa scopa di lei. Però volevo dire anche una cosa ma grave. Ma il 25 dove va? Il 25 va a Trespiano, me lo dice mia amica Mana. Ma salutiamo il Mana. Salutiamo il grande Mana. Ma l'altra sera sì. È successa una cosa piuttosto grave. Io non ho sentito nessun tifoso della Fiorentina dire di questo. Tu eri presente allo stadio perché fa parte dei giornalisti. Sky ha fatto vedere che c'erano ampi settori della tribuna che erano stati chiusi con la fettuccina perché non ritenuti idonei alla sicurezza. Ragazzi, ma di che si parlavi di infrastrutture? Se si gioca a porte chiuse, se no c'era un grosso problema. Ma dove ci mettiamo a sedere noi? Cioè, quando ci rimetteremo a sedere, dove ci mettiamo a sedere? Da perché tifoso, questo mi sembra un problema piuttosto grave. Da tifoso vero, verace, sì. Della maratona, come... Della Fiesole, maratona sì. Sono lì di riportato da... il cuore è sempre in Fiesole, il cuore in Fiesole, l'età ti ha trasportato. Io guardo con occhio il campo e con occhio la Fiesole. Ah, perfetto. La mia partita è questa, alla Marotta. ampio raggio. Stai buono. Ma io sono buono, dico la verità. Dicevo, ma come l'avete presa che ci sono questi inviti, non tutti vanno allo stadio, tu che sei vicino ai tifosi. Senti, io sono un tifoso, io voglio fare un appello veramente, io mi dovessero chiamare. Lei l'ha invitato allo stadio? Te, con le tue conoscenze, mi dice, Simon, Leo, dice, vieni perché c'è un posto, puoi venire a vedere la partita. Io ti dico no, perché mi sentirei uno schifo d'uomo nei confronti degli altri 29.000 abbonati che non possono venire allo stadio. È stato fatto un comunicato giustissimo, o tutti o nessuno. Io veramente lo disertirei lo stadio perché non è giusto. Gli sponsor. No, lo so, questo mi ha chiesto un parere, certo, io ti dico che penso. Certo. Non è giusto che 1.000 persone, non so con che qualifica, perché siamo tutti tifosi della Fiorentina, certo, vadano a vederla e 29.000, puoi domandarle all'avvocato che ha 16 abbonamenti, vero avvocato? No, 18. 18. È veramente una cosa, secondo me, ingiusta. O tutti o nessuno. Certo. Io non ti posso invitare perché... Non ci verrei. La maschera che aveva i nomi di chi poteva entrare non trovava nemmeno perché non sapeva leggere. Che pensa che non fanno entrare noi. No, la cosa clamorosa è che fino adesso in Serie A e in Serie B, cioè, non facevano entrare noi, facevano entrare i giornalisti. Ora, con tutto il rispetto, cioè, per lavoro, cioè, certo, se ci sono 44 giocatori, fai entrare 25 procuratori e 20 osservatori. Perché gli osservatori devono guardare il giocatore non come lo guardi in TV, ma devi guardare i movimenti senza palla e quant'altro. Certo. I procuratori, tanto ormai fino a prova contraria il mercato lo facciamo noi e quindi di conseguenza i giornali dovete vendere, le trasmissioni, gira tutto intorno a quello, niente. È giustissimo. Non si può andare a vedere le partite. Ma non ti posso fare una domanda perché sì, sennò ti metto in difficoltà. Te lo dico io. Direttore sportivo, fa il direttore sportivo lei? Il direttore sportivo fa come Pradè, riscote per fare il capo espiatorio. Questa è la sua bella funzione. No, io volevo capire se... Come salvo eccezioni. Cioè, volevo capire... Volevo che tu raccontassi se è vero. Uno ti chiama, Meozzi, ce l'hai un centravanti? Io ho bisogno di un centravanti. Funziona così? Oppure il procuratore, il direttore. Poi a seconda di chi lo chiama, lui gli può dare un terzino, tanto e là tu non sai il che gli dà. No, ma se succede. Vabbè, ma che c'entra? Quello è un po' il gioco delle parti. Posso chiedere io cosa ti serve
prima no, ormai non proponi più i giocatori, perché intanto è inutile proporli a caso. Chiami, dici chi stai cercando? Difensore, bene, te li mando. E poi se interessa un intavola la trattativa. La discussione, però... poi quanta fresca mi dai, le solite cose. Se no, si fa quanta fresca mi dai, no. Però no. Che c'entra? Poi è ovvio, uno c'ha un netto. I direttori, signori, i direttori sono pagati più di top manager di aziende, quindi non è che devono. Non è che non credo che l'amministratore delegato della Fiat vada a cercare la cagnotta di chi gli vende bulloni o cerchioni o le gomme. È pagato per quello e il resto deve essere lineare. Uguale nel calcio, cioè, i direttori sono pagati molto bene, non è che devono andare a cercare. E sono pagati molto bene per fare il che? Per andare in ristorante, no, per andare a cercare calciatori, ho detto, non devono arrotondare pensando di guadagnare l'azione, no, assolutamente. Cioè, i giocatori Italia, li cercano, in Italia, ci sono dei direttori bravi, ci sono dei direttori bravi e conoscono tutti i giocatori, ci sono alcuni, gli parli di un 2003 svizzero belga, sanno chi è, ce ne sono altri, non sanno nemmeno dove gioca Ibrahimovic. Uno di codesti ci vorrebbe qui, capito? Uno di codesti ci vorrebbe qui. Giulio, una domanda, abbiamo fatto là è un pezzo di interesse a casa, anche un'area scouting fatta bene, di quante persone è composta? Ma fatta bene, più che fatta bene, ci vogliono le persone giuste, cioè bravi, quelli bravi. Possono essere, non servono tanti, guarda, servono 6-7, bastano e avanzano, perché quando tu ce n'hai due che ti coprono l'Italia e altri tre che ti vanno fra Europa e Sud America, basta e avanzano, non è che... Posso fare un esempio? Poi oggigiorno ci sono i boy scout, ci sono partite le vedi da tutte le parti, quando fra i procuratori che li propongono vengono segnalati allo scout, lo scout fa la prima scrematura alla TV, cioè West Scout, c'è tutte le partite dei campionati di tutto il mondo. Piace, ovviamente lì sono spezzoni, prendi, parti, lo vai a vedere. Quando vai a vedere tre partite dal vivo, poi te ne fai un'idea. Io adesso abbiamo fatto un ragazzino che non è riuscito a venire perché ha preso è risultato positivo al Covid nel momento in cui doveva salire sull'aereo. Sfigato. Portiere 2002 della Roma, che la Roma Sfigato è venuto. Un po' il pallino. È venuto a vederselo a febbraio, è venuto in Ungheria, l'ha visto, poi si è fermato tutto per il Covid, poi è venuto in prova una settimana a Trigoria e l'hanno preso, cioè ci vuole poco, ormai. Ti posso fare un esempio io? Faccio un esempio, Petri. Io sono fissato, penso di averlo detto anche con la Norvegia in questo periodo, sì, sì. Perché dico, in Norvegia negli ultimi anni, dove il calcio non si faceva mai, sì, sono nati giocatori importantissimi, Berg, Holland, altri sono in Turchia. Quindi ho detto, probabilmente se io ora dovessi andare a vedere dove c'è un po' di... proverei ad andare a vedere che succede in Norvegia. Ma ora state andando tanto su. Tanto, la Scandinavia. Partita di Europa League. Milan Bodo. Bene. Ho detto, guardiamo. Per vedere che Aug era buono, questo ragazzo ha preso il Milan. Cioè, lo vede anche lei, Charles. Milan Brodo, che ti ha detto? Sì, lui. Il Milan è stato bravo perché ci ha giocato, l'ha preso subito. Se il Milan non trovava il Brodo in Europa League, questo andava in Borussia Dortmund, in Mönchengladbach, andava in Germania e poi fra un anno e mezzo. Ma la bravura è quella, è anticipare. Esatto. Ma purtroppo questo è il male dell'Italia, di tanti club italiani che preferiscono pagarlo 8-10 milioni di più, ma fargli fare un passaggio e vedere che riesce il ragazzo a giocare a certi livelli. Prenderli giovani, sapendo che sono forti e sono promesse, non lo fanno. Dici, guarda, lo prendo fra due anni, quando so che può giocare in Serie A. Simone Cerino, cosa ci dicono da casa? Mi mancano tanto Batistuta, Rui Costa ed Edmundo. Avevamo 20 anni meno anche. Bravo. Petri, chi è Barreca? Ando si mette? Petri, credo quando che per lei... Quando gioca pallone estesi, che io non sono ando si mette. Me lo sei riposato. È bravo. Petri, credo che lei il calcio è una materia difficile da capire. Le faceva Egazzi il Nesta delle piramidi. Ma che dici? Il vero colpo lo ha fatto l'Udinese con De Lofeo e ci sta che si salva. Avete infamato i Della Valle, ora beccatevi il fast. Vonci, c'era anche qualche gobbo ieri, invitato dagli sponsor. Te lo garantisco perché lo so. Cristiano, Chiesa chi? Io sto con l'avvocato Maggi. Petri, l'hai preso il Malox? Cafia, fan club Maggi, sezione Prato. C'è anche
Ciao, stammi bene. Allora, abbiamo una notizia, che, però, la possiamo dare a questo punto in esclusiva, una bomba. L'hanno già data. No, vabbè, comunque, Smalling è andato in porto, per cui siamo contenti per Meozzi. Perché, insomma, e quindi Busca. È un problema suo, un po' per lui. Ci fermiamo, suggerimenti, rimanete con noi. Si va tutta a cena. Le tue difese immunitarie sono messe alla prova. Da oggi c'è Sustenium Immuno. Protegge te e tutta la famiglia. Difenditi con Sustenium Immuno. E con il cambio di stagione, prova la spinta di Sustenium Plus, il massimo dell'energia. Ciao, nome? Come posso aiutarti? Nome? Ma io mi chiamo Fabiana. Lasciamo stare. Mi consigli una buona cuffia? Certo, per la piscina. Sì, vabbè. Ciaone, bot. Non sbottare. Per consigli sugli acquisti, prendi appuntamento con un personal shopper Euronics CDS. Un addetto vendita sarà a tua disposizione per qualsiasi esigenza, quando vuoi tu. Parlare con un umano è un botto meglio. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te. Per l'ambiente. Seitoscana.it. La sostenibilità è l'orizzonte che ci guida indicandoci la direzione. Per noi di Estra significa essere presenti sul territorio con l'energia delle nostre persone e lavorare al fianco di clienti e fornitori nel rispetto dell'ambiente. Significa vicinanza alle comunità di oggi con uno sguardo rivolto alle generazioni di domani, perché è nel futuro che da sempre troviamo il senso del nostro agire presente. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili. Offerte imperdibili tutti i mesi. Pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia. Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura. Kojak, eccoci qua, allora, molti sono i messaggi, molto. Simone Cerino, leggine altri 2, 3, 7, 8, perché ce n'è 70, mi dicono, per cui, sì. Allora, con calma, tanto, sì. Castroville a giugno va pure lui alla Juve, mi dite perché ieri in TV qualche giornalista suppone che la vendita di Chiesa sia il segnale probabile che Commisso vende società a fine campionato? Forse non è male, Mauro. Petri troppo pessimista, abbiamo perso uno dei giocatori più forti, ma la squadra nel complesso è competitiva, bel mix di giovani e giocatori d'esperienza. Sara, ed infine una domanda al conduttore Pagnini, chieda all'avvocato Magli di esporre il comunicato del gruppo Lodo Petri, il pusher del miele. Lodo Petri? Cosa ha fatto? No, il Lodo Petri... Avvocato, mi raccomando, si contenga, no. Perché qui sennò ci portano via. Allora, il Lodo Petri è capitanato dai Pusher de Miele. Pusher de Miele che è un avvocato. Che, certamente, che, al quale stasera siamo andati a comprare il miele perché ha smielato ora. E è venuto fuori con questo affare che mi ha passato per WhatsApp. 24. Dove lui, da acerrimo nemico di Petri, è diventato un amico ed è con lui. Però lui ce l'ha con questa dilazione di pagamento concessa alla Juve, perché secondo lui nemmeno il mercatone 1 si riesce a ottenere questa dilazione di pagamento quando si compra le camere. Anche perché il mercato 1 è fallito. Eccezione che io ti accolgo. Però, ma noi si contratta con la curatela del fallimento. Però Meozzi in maniera professionale ha spiegato per quale motivo. Per cui credo che
sì, la domanda. Ma anche dove... perché, scusami, sì, Simon, prego, così domani siete tranquilli quando c'è la conferenza stampa di Fratè, che non vi dirà che questi quattrini debbano essere spesi a gennaio, perché non ci sono, quindi si è già risolto il problema, perché per 2 milioni di euro non vedo il problema. Sì, in 2 anni 10 milioni non si è preso. 2 anni 10 milioni d'euro. Saranno anche cose sistematiche di questa campagna acquisti, ma 10 milioni d'euro. Noi si è chinato la testa a quello lì che prende il 25 per Trespiano e alla Juventus. Ragazzi, questa è la verità dei fatti, non si può andare a nascondere quello che succede, perché no, no, questo è quello che succede. I tuoi colleghi giornalisti, in 2 anni non c'è stato uno che abbia detto, certo Chiesa lo mette un po' in tasca alla Fiorentina non andando a rinnovare e facendo tutte queste forzature, non rilascia mai una dichiarazione positiva, non ce n'è stato uno. Noi l'abbiamo detto qualche volta. Ma qua, te però... non c'entri. Ah. Ma il resto della truppa, sì, tutti quelli che domani vengano alle 16, sono tutti lì, capito? Sono tutti lì. E quindi questa è la situazione. Siamo arrivati a 24 ore dalla fine e si è fatto un accordo di questo tipo. Io ho capito che c'è il Covid, c'è delle situazioni sottostanti che noi non si può sapere, ma non si può fare un prezzo triennale 2 ore e 8 l'anno prossimo. Non esiste. Posso dirti una cosa? Tanto noi con la Juve, antipatia è una cosa, è poca cosa, poi altre cose non si possono dire, siamo in televisione. Meno male. Io ieri sera sono rimasto veramente male, basito, quando ho visto il presidente di lei intervistato a Sky. Allora, ieri è successo, questo weekend è successo, sì, ci sono stati sia il discorso del Covid a Napoli che l'ASL gli ha impedito di partire. Sì. E in più c'è stato tanti morti, gente alluvionata in Piemonte, il Piemonte è stato devastato. Sì. Mi sembrava una cosa bella, perché il calcio dovrebbe essere uno sport, ma invece non lo è, che il presidente di lei avesse detto, siccome anche il Piemonte, come c'è questa storia del Covid, c'è questo disastro che è avvenuto in Piemonte, noi ci sentiamo con il presidente De Laurentiis e fra una decina di giorni ci metteremo d'accordo per giocare la partita. Però loro questo stile non ce l'avranno mai, ma sono abituati sempre a vincere in questa maniera, tant'è vero rimangano sugli zibidei a tutte le altre tifoserie. Questo è il loro modo di fare. E il signor Chiesa, il suo babbo, la sua famiglia, che è voluto andare per forza in quella società, io mi sento più libero oggi. Mi sento ancora più Viola, più fiorentino e più uomo. E sono convinto che la mia società, un troiaio come ha fatto ieri lei, non l'avrebbe mai fatto. Questo me lo sento di dire, perché al tifoso, al popolo, il calcio è uno sport popolare, però qui della gente non gliene frega niente a nessuno. Io vorrei mandare oggi, siccome Chiesa ha fatto le visite mediche a Firenze, naturalmente. No, dallo scantinato, l'hanno fatto sottoscala. Sì, perché sennò qualcuno pensava. Guardiamo le immagini che ci abbiamo, grazie al buon Papi. Vuole l'audio, però. Ci vuole l'audio. No, anche l'audio mettiamo. Certo, l'audio. C'ho l'audio. L'audio, mettiamo anche l'audio, così. No. Controllare un po' la seconda linea. No, saluto. Che gli possa abitare. Comunque sono stati eleganti, perché a tempi di Baggio è che si gioca a porte chiuse. Ma vedete, ragazzi, ma quante persone c'erano a Vociagli? Ci sono state 5 persone. Certo. Perché è un giocatore normale. È andato via un giocatore normale. Qui è idolatrato, un giocatore forte. Ma non è un giocatore forte. Ma non si so. Ma Quadrado, forte. Ma Quadrado lo rinvolta 10 volte, ragazzi. Ma giocatori forti, altra roba. Qui se viene anche a Leon, ve ne rendete conto che vuol dire fare il 7? È già arrivato. Allora basta, perché si ragiona? Dietro signore. Sei d'accordo, avvocato? Ma che non sei d'accordo? No. Strano che Petri non è d'accordo. Comunque, speriamo che il Covid... No, speriamo no, però lui c'è una grande fortuna
che c'è gli stadi chiusi per il Covid, perché se veniva qui a stadi aperti succedeva la rivoluzione. Ma già secondo me la rivoluzione la facevano venerdì quando lo vedevano con quella osa attaccata il braccio. La potevano andare anche ai magazzinieri la fatta. Io ero il primo che gestivo la maratona. Anche lo Stewart non sapeva leggere. La maratona centrale la gestivo. Gli ultra in maratona sono guidati dall'avvocato. Sono guidati da me, si entrava tutti dentro e si faceva uno sputifio. Questa cosa di chiesa avvocato la no, mi ha mandato nei matti. Più che altro il subabbo. Il subabbo, mamma mia! Ma anche il fratellino non mi sta seguendo. No, avvocato, lei è tremendo. C'ha ragione. Va a rimandare la Settignanese. Ma io... No! Ragazzi, Simone Cerino, dai. Buonasera, ma siamo proprio sicuri che l'affare... con l'acquisto di Chiesa a quelle cifre l'abbia fatto la Juve, il problema è investire bene quei soldi da parte della Viola. No, e non ci sono ancora soldi. Cioè, che si investe? Se l'ha preso 2 ore e 8 ore, dai, che si investe? Ma in prospettiva? Non ci sono. Sì, in prospettiva, fa 3 anni, va a sapere che succede. Calleone è un giocatore d'esperienza ed è furbo, bravo tatticamente, saprà innescare gli attaccanti e se c'è da mettere in ghiaccio una partita sa come fare. Sara, faccio presente, Chiesa 11 gol, Calleon 4 ed ha quasi 34 anni. Quarta non sa nemmeno come funziona il calcio italiano, ci vorranno mesi. Unico che portava la palla in velocità davanti era Chiesa, ora la velocità non ci sarà più. Anno dopo anno si peggiora gradualmente. Massimo da Pelago. Sì, io volevo ricordare a coloro che stanno scrivendo su Chiesa che nella passata stagione il signor Chiesa a Verona non è voluto scendere in campo. Bravo, e ha giocato praticamente per larga parte del girone di ritorno d'andata perché non aveva buoni rapporti con Montella. Bisogna ricordarlo che giocava al minimo sindacale, perché sennò sei mesi fa si diceva delle cose e oggi si cambia. Cerchiamo di tenere una linea abbastanza lineare, perché sennò diventa difficile anche per quanto riguarda i commenti. Noi accettiamo però il giocatore per diverso tempo ha giocato al minimo sindacale, forse meno. Posso segnalare una cosa? Ah, lei segnali pure. Quando è uscito dai garage lì dai sottoscala, c'aveva una maglia. Che maglia c'aveva? Quella dell'Italia. Bene. Giusto? Non è che la Fiorentina abbonda di nazionali, no? Quindi ora noi si può dire che qui non voleva giocare, che giocava contro voglia, che non è voluto scendere in campo, però questo è un ragazzo che gioca nell'Italia, fa il titolare probabilmente nell'Italia e l'è forte, la fama un volere, l'è forte e c'ha delle caratteristiche che in Italia non ha nessuno. Perfetto. In Italia non ha nessuno, è un giocatore unico nel suo genere nel panorama calcistico italiano. Punto e a capo. E alla Juve, dove avrà voglia, per me fa anche il titolare. E questo non vuol dire che noi si debba recriminare, però io per me lui si è comportato malissimo, si fa bene a fischiarlo, si fa bene a fischiare il subabbo, gli è toccato andare via nei sottoscala di notte, però l'è forte. È forte, è molto forte, è più forte di Bernardeschi, perché Bernardeschi è un ottimo giocatore, ma non è forte, non è così forte nel suo ruolo, lui in quel ruolo è molto forte, però in quel ruolo lì, perché non è un terzino, sono richieste di andare in doppia cifra quando sei un giocatore da 60-70 milioni e secondo me lui non ci va in doppia cifra, ma poi non ci va così facilmente. Io, ragazzi, è un problema che obiettivamente a noi non riguarda, però è stato venduto bene, è stato venduto bene. Secondo me la Fiorentina ci ha guadagnato, perché per me 60 milioni non li vale, io sono uno di quelli, in questo momento non l'avrei mai speso 60 milioni per lui. Io Pagnini Simone non avrebbe mai speso 60 milioni. Ma non me lo chiedo solo io, ma anche quelli di alto livello, i procuratori vale, tutti, dicono la solita cosa. Perché poi alla Juve, io voglio vedere dove lo mettano, perché alla Juve li mettono tutti a giocare. Perché comunque, come alla Juve, come all'Inter, si gioca in 11, perché anche Conte piglia 70 giocatori, ma giocano sempre 11 più 5 cambi. Ma secondo me, tenderai a vedere. Guarda, quest'anno con la regola che l'avevano sperimentata in Lega Pro, io l'ho visto in Lega Pro, cambia tanto, perché poi Lega Pro è ancora più ampliata la cosa. Certo. Ma siccome ormai le prime tre c'hanno, è lo stesso divario che c'è in Lega Pro, hai visto l'altra sera, cioè tu hai fatto 5 cambi, che ne sono entrati 2,5 Bonini, il resto lasciamo fare. Quegli altri hanno messo 5 che sarebbero stati stratitolari nella Fiorentina. Cosa vuol dire? Che
quest'anno negli ultimi 20 minuti vedrai raddrizzare tante partite dalle prime tre che hanno la panchina lunga. Ma io l'ho visto in Serie B, l'ho visto in Serie B sabato. Certo. Poi ti fa una domanda io, non sì. Ti ha detto che Chiesa non vale 60 milioni? No, io ho detto io 60 milioni perché bene, non avresti? Io ti dico, no, bene, se detto, la Juve, sì. Che te tu dici in quei ruoli è coperta, sì. Ha deciso di spendere ora sì. Un giocatore come Chiesa, vuol dire che loro che cosa ci era non Chiesa. Ma insomma, non so, può darsi che possono anche sbagliare. Ho voglia, possono anche sbagliare, cioè, sì, cioè, sì. Dire, ma io, è più facile... io mi tengo Douglas Costa. Giocatore nettamente superiore. Sì. Il problema di Douglas Costa è un altro. Diversi problemi. Il problema di Douglas Costa è un altro. Capito? Il problema di infortuni e poi e anche di... la sera. Capito? Quello è un altro problema. Quanti c'ha Douglas Costa? Vabbè, ma è un giocatore completo. E quante partite ti garantisce nell'arco una stagione? Ma perché c'ha quel problema? Ma perché c'ha quel problema? Ha fatto perdere la Champions Douglas Costa perché non gioca mai. Ma sta buono. Sì, vabbè, ora. Vabbè, ci fermo, sono i suggerimenti magari. Commerciali. Rimanete con noi. Tra poco rush finale. State con noi. La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e Logli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere. Basta affidarsi ai migliori professionisti. A chi posso rivolgermi? Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello. Ma è fantastico! Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro. Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi. Mahindra XUV 500. Sali a bordo, nello spazio infinito dei 7 posti comodi. Sali ovunque, con la trazione delle 4 ruote motrici. Sali di categoria, con una dotazione che comprende tutto quello che desideri. E anche di più. Mahindra XUV 500. 7 posti comodi, super accessoriata. 2 e 4 ruote motrici. Mahindra. Rise. Per i tuoi pneumatici, rivolgiti a Devil Gomme 2. Vendita e riparazione di pneumatici delle migliori marche, ai migliori prezzi. Per auto, moto e fuoristrada, sempre disponibili. Con Devil Gomme 2 hai una marcia in più. A Firenze, via Manfredi 30 AB. Riapriamo le nostre finestre, perché ripartiamo insieme a voi. Con più amore, con più forza, con più passione. E faremo ancora più bella la vostra casa, perché ve lo siete meritato. GS di Galardi Simone. La vostra scelta, il nostro impegno, il nostro lavoro. GS di GalardiSimone.it. Caffetteria San Francesco, centralissima, nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 7 alle 20. Perfetta in tutte le stagioni, disponendo di un dehor esterno riscaldato e di uno spazio interno di grande pregio storico. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Sì.
Poi. Eccoci qua, la finale, eccole qua. No. Allora, rimettiamo un po', abbiamo fatto una bella chiacchierata, si sono scambiate delle idee, Petri naturalmente ha le sue idee. Che... Stavi guardando le fotografie dietro di me, sono belle le fotografie di Tiziano Pucci, agenzia fotografica italiana. Del linguino Vlahovic. Sì, c'è anche l'esultanza di Vlahovic. Sì, sì. Che sì. Ti ha dato un po' fastidio? Io penso, parlando con Giulio del mestiere, a questi ragazzi un po' gli andrebbe insegnato anche un po' di educazione, di rispetto. Lui venne da una partita disastrosa a Milano. Io ho scritto, io l'ho cercato di proteggere anche un pochino su Facebook. Vai al campo, lavora, silenzio, impara da Ribéry, ma questi non sentano. Sentano. L'umiltà è proprio una cosa che non conosco. No, quindi, ma ci sono anche ragazzi umili, questione di intelligenza, come tutte le persone. Ci sono quelli poco intelligenti e quelli tanto intelligenti. Allora Petri, manca 10 minuti. Beh, no. Noi dobbiamo rimettere a posto io sabato, questa squadra. Sabato ho guardato Leeds. Manchester City. Bielsa, gioco Bielsa 1-1, Guardiola centrale dell'Inter e Gazzi. Tutto il resto è un pallone che ruzzola. Tu che sei un grande amante del calcio inglese, allora il Tottenham vince 6-1 con il Manchester United e il Liverpool perde 7-2, quasi un punteggio tenistico. Quello non me la spiego. Lei che è un grande del calcio, cosa dici? Quello non me la spiego. Però in Inghilterra ci sono in testa le due squadre del mio amico Everton, Carletto, e Aston Villa, che hanno uno sponsor comune. Cazzù! Fa che caparezza sera. Petri, l'Everton è forte. L'Everton c'ha un grande allenatore, però. No, l'Everton c'ha grande qualità. C'ha un grande allenatore, ha vinto sempre da tutte le parti che è andato. Ecco, sai. Dice Ancelotti, non è che ha detto uno. Ha vinto è troppo facile. Ti piace Lo ricordo quando era al Milan e abbiamo vinto tutto. Va bene. Tanto lo so che ti piaceva e lo facessi, l'ho fatto prima. Per quanto riguarda il Leeds, mia figlia sta a Leeds, ti dico c'è grande entusiasmo, è vero, sta a Leeds, lo so. C'è grande entusiasmo a Leeds, è molto amato, il Loco Bielsa è veramente è un Fizz santone è del calcio. Cristiano Giaretta, c'è Mencucci e c'è Cristiano Giaretta, direttore l'ex Ascoli. Torniamo nella nostra casa. No, scusa, Leeds e Giaretta è andata al Watford. Torniamo nella nostra casa e ti dico, caro Leo. Sì, la formazione? Come sarà la formazione allora, della Fiorentina? Per me bisogna andare a giocare a 4. Sì. Però già a me mi vien le bolle e penso a 4, come ha detto qualcheduno, con Milenkovic a destra. No, dimmi la tua formazione. Perché quello non è 4, quello è un 3 mascherato. Allora, mettiamo il per portiere. Me, se si può giocare a 4, i terzini devono andare... Importa chi metti? Se non chi metto Drungoski, meglio una cosa la sicurezza. Perfetto. Poi sicurezza mi ha tanto, insomma, è una sicurezza. Le uscite un po' meno, ma insomma, dove si mette? Biraghi e Lirola e Biraghi. Biraghi e Lirola. Poi nel mezzo qui chi mettiamo? Milenkovic e Pizzella, in attesa che arrivi quarta che è il meglio di tutti. Perfetto. Segna quarta in meglio. Quarta meglio. Perfetto. Poi? Mi sembra roba da pazzi. Vabbè, poi qui chi mettiamo? La mediana, come si dice? La mediana si mette, te lo dico io, si mette Amrabat. A due. Amrabat e Pulgar. Non sa. Ma Pulgar, c'hai il COVID. Che vuol dire? Metti Pulgar. Se avrò la tatuaggi mi danno noia. Davanti si mette Hayon, Ribéry, Castrovilli. E un centravanti. E centravanti qual è? Centravanti per me Vlahovic. Per lui Cutrone. Metti Caglion, Castrovilli e Ribéry. C'è modo. Buonaventura, primo cambio se c'è bisogno. Ce n'è 5 di cambi, ricordatelo. Se ne ha 3 di cambi. Perché quegli altri due, poi se no tu perdi la partita, chi tu metto? Salti. 3, avanza 3. Ti può tornare Giulio una squadra? Sì. Però deve cambiare il modulo l'allenatore, il problema è quello lì. Sì, però su quello schema lì non possono spingere i difensori, gli esterni sono difensori, non sono difensori di spinta. Non puoi fare quei 4 dietro così. Se vuoi fare quelli che spingono fai il 3-5-2, 4-4-2, 4-4-1-1 come ti pare a te, quando fai 4 dietro devono stare in copertura, non è che li puoi far andare in cima. Ma io l'avvocato Iachini lo conosciamo da Empoli, va bene, lui l'Empoli è retrocesso con una squadra che presi uno per uno erano degli ottimi giocatori e infatti il buon Andrea Azzoli, a parte c'ha un'età abbastanza avanzata,
però li faceva giocare e giocava bene. Prendeva 5 gol a partita, ne poteva fare 6, però ne prendeva 4. Ma lo sai? Poi lui arrivò e mise, anche se perdeva 2-1, cambiava, ma lui il modulo rimane sempre il solito. Questo te lo dimostra. Ma Iachini dice. Iachini. Certo. Te lo dimostra anche venerdì. Anche venerdì. Che perdeva 2-1 con la Sampdoria, che non era il Real Madrid, e lui... Ma infatti ora farà un minestrone. Incredibile. Vedrai che minestrone. Ma intanto non cambia nulla. Arrivi fra l'8ª e l'11ª. No, cioè Giulio, non ci si rompe le scatole. La chiusura del cerchio è quella. La Fiorentina non va in Europa allora, ha detto papale. Quelle 7 le vedo davanti. In ferie, perfetto. A Formentera, a Ibiza, a Feria voglia. No, era per fare un riassunto. Davanti a chi pensi di arrivare? No. Alla Lazio, alla Roma? No, c'è mezzo. Inter, Milan, Atalanta, Juventus. Le prime 7, anche il Milan ci mette, perché il Milan sta facendo bene. Ma il Milan va bene del quadrato. Io non da so quante come partite fanno, è che non fa, prende gol? Il Milan fa bene. 6. E sono risultati utili 20, 21. Sì. Ma come fai a pensare? Pioli mandato via a Firenze come fosse uno, dall'altro. No, Pioli è andato via. Sì, è no, andato, ma da gran signore qual è. Sì. No, ma dalla lettera famosa del... Sì, sì. Però lo sentì Pioli. Pioli ha detto che quell'esperienza in Firenze l'ha maturato tanto, sia come uomo e come allenatore. Ora lo spogliatoio lo gestisce molto meglio. No, ma la morte di Astori. Certo, no. Quell'esperienza lì a Firenze. Cioè, lì deve gestire. L'esperienza devi... un pantale a Urbino, una patrona. No, ragazzi, non si pensa alla testa. A eccezione dell'analisi di Petri e di Meozzi è d'accordo anche lei. La Fiorentina arriva dall'8º. Certo, in giù. No, è inutile stare a girella appellaia. A girella appellaia è inutile stare. Non si arriva a quel punto, dall'8º all'11º. Se si fa dei danni però... Siamo anche sotto l'11 e si comincia a lotticchiare per non retrocedere. Per esempio la partita con lo Spezia, attenzione! Italiano che gioca un po' alla Garibaldina. Italiano è un buon allenatore. Eccoci. Cerino! Lo Spezia ha un giocatore buono. Quel... come si chiama? Sì. Galabino? Galabino è rotto. No, ah, quindi a sinistra. Di colore si dice. Il colore è da sinistra. Non si può dire, cioè siamo in televisione, al bar puoi dire come vuoi. Ora prenderà Pazzini. Pazzini che era, lo sai, Pazzini era a parlare con Adriano a Empoli, stavamo parlando. Lo voleva in Monza, sta cazzo. No, in Monza c'è una squadra, che se viene in Serie A. Che andare in Monza allo Spezia, dottor Andrea? No, in Monza, io andrei al Monza. Serie A andrebbe a Monza, non io. Simone Cerino, leggici alcuni messaggi. Petri, così si gioca in 12, come dici te. Alla notizia della cessione di Chiesa a Firenze si è udito un assordante La sconfitta con la Samp ha oscurato l'atteggiamento positivo di Vlahovic, che ha giocato con un piglio diverso finalmente. Buonasera, signor Petri. La Juve non è la cartina tornasole degli acquisti indovinati. Pensi a Danilo, Rugani, De Sciglio, Matuidi, Rabiot, Bernardeschi, Higuain... ed anche Ramsey, oltre a Sarri, può aver sbagliato anche su Chiesa. Giorgio. Da noi ho detto stiglio titolari, capito? Titolari, con il sigaro in bocca. Tutti i titolari sono questi. E la coppa in champagne, dai il sigaro di Angelo. Ti piace Portieri, Giulio? Ma ecco. fra Donnarumma e Cragno, no. Chi preferisci? Allora, Cragno è anche di un mio amico, quindi, però non c'è paragone. Non c'è paragone secondo te? No. Cragno io lo conosco da tantissimo perché era un ragazzino, lo seguivo. Ha un'esplosività pazzesca, ma rimane un portiere 1,80 m. Nel calcio di oggi non fai fatica. Quando hai uno ti viene sui calci d'angoli come Ibrahimovic ci sbatte addosso. E gli ho visto purtroppo prendere dei gol proprio per quello, perché nell'uscita stenta. Lì, cioè... non conta tanto prendere o non prendere la palla, tanto non te la fischia mai, tu devi uscire e travolgere, e lui non lo fa perché ci rimbalza addosso a certi attaccanti. Donnarumma, io seguo anche Emiliano Betti, che era un nostro, ci siamo fatti scappare, ed è ufficialmente il primo preparatore del Milan, poi gli hanno messo accanto Dida, ma per un fatto anche di patentini, ma è lui, e mi dice è pazzesco. Poi è un 99, c'ha non so quanti, 200 e passa partite in Serie A. Emiliano è fortissimo, Donnarumma è fortissimo. Ma a volte c'ha qualche lacuna, ma Canale 10, Cragno è bravissimo, ha un'esplosività sulla riga di porta, cioè è più forte di Frey, però gli manca centimetri. Gli manca centimetri che nel calcio di oggi sono fondamentali. Anche perché gli attaccanti che hai di fronte sono Ibrahimovic. No, ce ne sono tanti, per Lukaku ci rimbalza, certo.
Sulle punizioni calcio d'angolo vai in difficoltà, perché sai che devi stare sulla riga di porta e basta. Dzeko, Luca, come fai? Ce la fai mica? No. Petri diceva, scusi, Betti? Me lo ricordo quando era ospite fisso da noi in televisione, iniziava la sua carriera, iniziava a fare allenatore nelle giovanili della Fiorentina. Poi dalle Fiorentine è andato al Milan, nel tempo. Ma si vedeva bravo. Certo. Simone Cerino, ci sono altri amici da salutare a caso, perché siamo veramente addirittura di arrivo. Commisso ci distrugge lo stadio, ci vende la chiesa, ma siamo sicuri che vuole bene a Firenze. Zico. Oh. Caro Petri, chiesa è forte, ma anche la scelta è forte, e io preferisco il Brunello. Ho sempre sentito dire... Ha bevuto di Erzo stasera. No. Ho sempre sentito dire che Federico ha una famiglia eccezionale, ha due genitori speciali, sono due persone eccezionali, eccetera, eccetera, e tante altre cose del genere. Mi fanno ridere certe affermazioni che poi si dimostrano ridicole di fronte a comportamenti. Riguardo a Federico Chiesa. Poi abbiamo fatto un'analisi, voglio dire, poi... No, probabilmente non si riferiva a noi, si riferiva in generale. E in effetti c'è stata grande indulgenza, ma perché Firenze ha voluto bene ai babbi e ai figlioli. Certo. Che può fare, perché è 20 anni che sono qui a Firenze, e è 20 anni che vivono a Firenze bene, e sono coccolati da tutti. E quindi questo, certo, atteggiamento sinceramente ci ha amareggiato tutti, perché nessuno si aspettava. Più che altro l'atteggiamento del padre e del figlio, che non hanno mai parlato. E lo sai secondo me cos'è stato? Che se Chiesa lo gestiva un procuratore, certo, secondo me aveva un po' più remore e andava un po' più con i piedi di piombo, perché poi deve rilavorare con la Fiorentina. La comunicazione, quella... Questo pensa il figliolo è andato a diritto. No, non è andato a diritto, non l'ha detto bene il nostro conduttore, non ha mai parlato. Noi l'abbiamo anche incontrato in ufficio con Roberto Ripa e gli abbiamo detto questo, perché poi ovviamente tutto non andate a parlarci tutti i procuratori. L'unica cosa che gli abbiamo detto è che secondo noi era sbagliato che lo gestisse lui, perché se interviene in un momento delicato come l'anno scorso a Verona, fa un commento, il suo agente è un discorso, se lo fa il padre sicuramente ti dicono lui dice così perché è il padre, cioè parte subito male. Ma lui che va risposto qui con questo? In Italia si è detto, dice, se ho bisogno di una mano sull'estero, e l'avrebbe dato, credo io, su certe squadre probabilmente Falli Ramadani, su altre Branchini. Questo è. Certo. Ma siccome naturalmente in Italia così la parcella la tiene lui, buonasera. Ma secondo te se la Fiorentina gli avesse detto te o vai all'estero o non vai a nessuno, lui sarebbe ammorbidito sull'estero? Non credo. Ma io cioè sì. Però credo che sia, cioè, l'accordo era ti si lascia, strappiamo i fogli fatti, la Juventus l'anno scorso, va bene, ve lo lasciamo, ritornate in città, nuova proprietà, volete chiesa, te lo lascio, però poi me lo vende a me. Sì, però allora non c'era bisogno di fare questa pantomima ad arrivare a 4 ore alla fine del mercato. Signori, siamo arrivati in conclusione per oggi, grazie all'avvocato Magli che è stato con noi. Buonanotte a tutti. Grazie, grazie davvero. Leonardo Petri, è stata dura stasera? Molto, buonanotte. Va bene. E De Gasi è un grande giocatore. Giulio Meozzi, grazie, grazie e complimenti, grazie, per la trattativa, grazie, che poi è andata in porto per Smalling. Per fortuna. Per fortuna. E allora diciamo, Petri, sono i Gazzi nostri. Andiamo e chiudiamo con questa, Simone Cerino, grazie. Buonanotte a tutti. Grazie al Papi in regia, grazie a tutti. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo a partire dalle 21:15. Grazie a tutti, certo, e buonanotte. Scaterino.